Oggi prepareremo un ovetto pazzo, un ovettino molto carino e piccante, signori. Sì, perché quella ricettina lì. Oggi vi rispiegherò come farla con questo nuovo microfono che ho preso ieri sera. Buono, allora, ingredienti. Piattino, non troppo grande, ricordate, sennò c'è troppa superficie, quindi troppa aria e il volume sarà 82. Padellino, ovetto, che è l'ovetto è la cosa principale alla fine. Prendiamolo insieme. Questa ricettina dovete usare un ovetto, quindi se volete farlo per due persone non potete farlo perché la ricetta è per uno. Buono, poi ci servirebbe un pochino d'olio. Se ce l'avete, o se no il burro è molto burroso. Burroso. Dov'è il... Non c'è l'olio da... Ah no, è qua dietro. Buono. Olio. E l'ingrediente principale che non dovete dimenticare, attenzione, è là sopra, datemi la polverina piccante. Questa qua, questo qui è l'ingrediente principale con l'uovo e possiamo iniziare a preparare. Attenzione, cambia inquadratura, pofete. Madonna, ogni volta rischio di perdere la testa. Oh, aspetta, mi leggo. Buono, ok. Allora, scendiamo a fuoco. Aspetta, non posso. Mi si leggo un attimo. Perfetto. Stavo andando a fuoco. Ok, buono. Iniziamo con aprire questo vetto. Non è vero, dovete prima mettere la polverina magica. Allora, secondo, prendiamo la polvere. Potete scegliere voi quello usare, però, cioè, questa qua è molto carina perché è direttamente una polverina, non dovete per forza triturarlo voi. E lo mettete nel padellino. Mi raccomando, dentro il padellino e al centro, possibilmente. Non so come si apre sto cono. Ah, qua dietro. Mi do un pochino... Al centro per non essere troppo com'è che si dice? Discentrali, quindi più o meno al centro, come potete ben vedere. Madonna, quanto l'ho messo. Ok, mettetelo al centro, mi raccomando. Ma acceso, sì, meno male che mi sono accorto. Al centro per non rovinare la simmetria che ci sarà una volta messo aver messo l'ovetto. Ora, per evitare che si bruci, secondo, vedete che si bruci la polverina magica, cucchiaino, perché in questo caso ne ho messo un po' troppo, onestamente. E così noterete che si appiccica il coso. Lo noto anch'io per la prima volta, quindi mi sto un attimo preoccupando. Beh, non... premo l'ovetto che ne... Allora, le fasi di questa ricettina, se avete voglia di guardare tutto il video, praticamente sono accendi il fuoco. Madonna, sto filo. Polverina piccante, ovetto e olio sopra all'uovo. Centratelo bene. Ma non ci credo, ho dimenticato il fazzoletto. Dovremmo una roba del genere. Poffete, come si vede appunto il piccante che circonda la superficie ovale. Buono, buono, buono. Ora dovete aspettare giusto un pochino che diventi bianco, come la boh, e preparate. Bisogna un fazzoletto urgentemente, per Dio. Ma c'era il muro, dai, potevo metterlo dall'inizio. Vabbè. Ok, sta iniziando a bruciare, mettiamo l'ovetto, la parte molto importante. Me lo leggo un attimo qua, così almeno mi sentite. Ovetto. Allora, ovetto sul giallo, mi raccomando, mi raccomando. Perché se lo mettete sulle altre parti, poi viene una roba vergognosa. Centro, attenzione. Spoff, un pochino. Anche un pochino qua, tanto per sollevarlo da quello che...
che il padellino che lo sostiene. Il padellino in questo caso è la nostra forza vincolare. Boh, allora, spadellino o forchetta. E andiamo a girare questo pezzo di uovo molto particolare e piccante. Attenzione, si sta ribellando contro di noi. Cerchiamo di non fare andare la parte gialla a contatto con la padella. Quindi l'ho appena fatto, porca di quella. Oh, però sta andando bene. Attenzione. Madonna. Stai calmo, stai. Il salo, il salo va messo alla fine, meno male che me lo sono ricordato. Buono. Cercate più o meno di spostarlo da dove è all'inizio, così riesce ad avere più stabilità e a muoversi. Buono. Saltino. Aspetta un attimo. Ah, bello. Ok, molto bene. Onestamente, non me l'aspettavo. Bruciato sotto, cioè apparentemente bruciato sotto, attenzione. E poi sopra vedrete. Ah, non avete idea di cosa sto creando in questo video. A dopo. Madonna. È più bruciato di quello che pensassi. Allora, vediamo come dall'altra parte. Vi libero un attimo da suono particolare, sploc, e iniziamo a versare. Ma sei incollato o no? Allora, così, cioè sopra è così, onestamente mi aspettavo di peggio. Sì, guarda, quella macchiolina al centro. Molto bene. Carino. Spero che non è ancora finito, manca il salo. E questa, signori, era la ricettina dell'ovetto piccante. Non è vero, spero, non è ancora finita, calma. Splack, 360. Versiamo la polverina magica, l'altra polverina magica, sull'ovetto. Buono. Assaggiamo. Cioè, in realtà ci sono due tipi di assaggio qua sopra, perché c'è una parte, che è quella bianca, che prende in base a come l'avete messo e come l'avete inserito, avrà un sapore diverso, ovviamente. Quindi voi assicuratevi di avere una forchetta pronta, un palato potente. Buonanotte, -2. Allora. Per come l'ho messo io, la parte bianca dovrebbe essere quella più piccante. Cos'è sto pezzo? No? È nero. Croccantino. Un po' troppo croccantino, un dubbio. Attenzione, vediamo anche la parte gialla, che in teoria è quella che è venuta piccante perché l'ho messo sul giallo. Particolare. La parte più marrone. Ha uno strano retrogusto, perché non è bruciato. Ha quel retrogusto di bruciante piccante particolare. 7 su 10. 7 perché ho messo poco sale. Stavo cercando di uccidermi da parte marrone. Attenzione. Madonna. Però è tutto bene. Se ci metto un po' più di sale, tanto roba. Facciamo un prossimo video molto più potente di questo. Perché? Allora, praticamente io su Instagram ho messo una storia in cui chiedevo di mettere, di scegliere un video. Vabbè, il prossimo sarà molto potente. Forse troppo potente, me ne sono accorto ora. Poi vedrete. Buonasera.